Ciao! Allora, finalmente stamattina io e mia mamma rifaremo le unghie. Allora, questa è la situazione delle unghie. Da come potete vedere ho tantissima ricrescita e poi praticamente, soprattutto quest'unghia, tende verso il basso, cioè va all'ingiù. Guardate, cioè è proprio brutta. Ma che farai? Cosa, Cioè, Jenny? che farai? La sistemerai o la lascerai così? Allora, io ho già parlato con la mia estetista per quanto riguarda questo piccolo problema, perché è proprio un problema delle mie unghie. Ad esempio, a Jenny non vanno all'ingiù, invece a me sì. E praticamente mi ha detto che in teoria io dovrei proprio tagliarla e lei me la dovrebbe ricostruire, perché ad esempio questa qui è ricostruita e guardate, c'è sta su. Vabbè, ma praticamente devi Quindi, fare la stessa cosa tipo che sto facendo io con il mignolino. cioè, Lo sto facendo crescere dritto in modo tale che non ma a cresca me non su. crescono dritte come dici tu, Jenny. Cioè, a me stanno proprio all'ingiù sempre. Vabbè, Ogni volta quando mi crescono tanto, vanno poi all'ingiù, ma sì, non ma ce l'avrai tutte, al questa fenomeno di qui. tempo così tanto lungo, quindi forse anche per quello, Sì, credo. sì. Però non lo so, non sono Ma comunque estetista. sempre a me è successo, cioè sono proprio le mie unghie che tendono ad andare verso il basso. Quindi non so come potrei risolvere questa situazione. Cioè, o la faccio, non lo so, tagliare, Ovviamente ricostruire. che cosa ti consiglia lei, scusa? Se lei ti ha detto che se la tagli ti cresce dritta o No, comunque non cresce dritta, Jenny. vabbè, un po' Non normale, cioè cambia. un po' meno così, Non ecco. lo so, comunque a me non piace Cosa questa cosa che vanno all'ingiù, quindi dobbiamo trovare una soluzione. Cioè, ovviamente sono brutte, ecco, quando vanno così. Cioè, peccato perché, guardate, alla fine, anche se ho tanta ricrescita, comunque, cioè, sono bellissime, solo con questo problema che vanno all'ingiù. Quindi è una Vabbè, cosa da vedi cosa dice risolvere. lei, tanto Sì, lei sicuramente vediamo. troverà la Vediamo soluzione. cosa mi dirà lei, non lo so. E noi abbiamo l'appuntamento alle 11:30, esattamente mezz'ora prima rispetto a Jenny, perché lei ieri è andata alle 12, invece noi abbiamo l'appuntamento alle 11:30. E devo rifare anche le sopracciglia. E alla fine ieri mia mamma ha fatto una tinta. Jenny, che ha fatto alle sopracciglia? Una specie di Sì, tinta. allora. Tipo la cosa per... Sì, Vabbè, la ha fatto tinta. una specie di tinta alle Le sopracciglia, lenti cioè qua, c'è la sono, tinta. sì, sono più scure, cioè sembrano tipo disegnate. E io non so che cosa farò, cioè alla fine le sta bene questa cosa che ha fatto alle sopracciglia, quindi non so se farò la stessa cosa che ha fatto lei oppure, non lo so, mi faccio togliere solo i peli qui in eccesso e poi basta. Non, devo ancora decidere, dipende quando andrò lì, perché io decido sempre tutte le cose all'ultimo minuto, quindi non saprei dirvi in Vabbè, questo solo tutti momento. all'ultimo minuto decidi. Sì, ad esempio questo mese ho trovato proprio qualche giorno fa le unghie. Di solito io le trovo prima e così le mandiamo alla nostra estetista e lei sa già cosa deve farci. Invece questa volta le ho proprio scelte all'ultimo minuto, però non fa niente, ero un po' indecisa, cioè ho scelto una cosa un po' semplice, poi vi farò vedere. Non ho scelto nessun French amuretto questa volta. Cosa? Prima che ti fai le unghie, se Sì, vuoi Jenny ovviamente farlo. vuole l'esclusiva, adesso te la farò vedere, già tranquilla. Certo che voglio l'esclusiva. Comunque, nel frattempo raccolto i capelli con una coda perché non si può stare, cioè fa troppo caldo qui in questi giorni, no? Anche mia Davvero mamma ha non fatto si una può. coda, Nati. Sì, anche nostra mamma, la coda stamattina, stranamente, lei non lega mai i capelli fuori casa, però stranamente anche lei ha fatto una coda stamattina. Vi posso assicurare che fa proprio tanto caldo, cioè non si può proprio stare. E poi come outfit ho scelto questo, vabbè, ho messo questa maglietta blu con la farfalla blu e bianca e poi ho messo questi pantaloncini sportivi che avete già visto tante volte perché sono comodi. Poi dobbiamo andare a piedi e quindi non metto la gonna, cioè è un po' scomoda camminare con la gonna, non lo so, mi dà fastidio. Vabbè, Sì, Gianni, mi dà fastidio, quindi preferisco mettere i pantaloncini. E poi ho messo, vabbè, l'infradito, come sempre. Solo che quelle celesti che praticamente ho utilizzato per un mese, adesso, cioè, sono rotte e quindi le ho buttate direttamente. Ho solo queste infradito e quelle dell'anno scorso, ma utilizzerò queste perché queste praticamente le ho messe pochissime volte e sono ancora nuove, ecco.
E quindi niente. Ah, e poi porto questa borsa che è la borsa del mare, tanto ormai ho tutte le cose qui dentro e quindi mi annoio a fare il cambio della borsa. E poi comunque mi manca una borsa nera perché ho la borsa di tanti colori ma non ho quella nera e quindi devo comprarla. Ah, e poi... quella grigia al posto sì, ho comprato una borsa grigia al posto di prenderne una nera e ho sbagliato, perché comunque una borsa nera è necessaria, cioè si abbina a tutto e quindi niente. In questo periodo mi sa che dovrò comprare una borsa nera e questa poi la butterò perché è bucata da un lato, quindi poi l'anno prossimo ne dovrò comprare una nuova. Ah, e poi c'è attaccata anche una pinza, io porto sia l'elastico che la pinza, perché può essere utile, magari... Giustamente, questa me, elastico, pinza... No, la pinza è la mia, Jenny, questa. La pinza è la tua, ma gli elastici sono i miei. Vabbè, sì, l'elastico lo prendo da Jenny, perché dovete sapere che lei ha tantissimi elastici, quindi io li prendo da Jenny. Comunque, niente, ho parlato anche troppo, Jenny. Sì. E direi che è arrivato il momento di andare e poi vi farò vedere il risultato finale delle unghie. Adesso siamo per strada e più o meno il centro estetico non è così lontano, quindi arriviamo tra 10 minuti, ecco. Comunque, cioè, fa davvero troppo caldo, cioè, come vi ho già detto prima, guardate i sudori, cioè, non si può proprio stare qui. E poi mia mamma, anche lei ha la coda. Mamma mia. Finalmente siamo arrivate, in anticipo di 10 minuti. Infatti io e mia mamma adesso siamo sedute su un divanetto, così aspettiamo, dato che prima di me c'è un'altra cliente. Nel frattempo ne ho approfittato e sono andata anche al bagno. Guardate com'è bello questo specchio che ha messo la mia estetista nel centro estetico, cioè è stupendo. C'è anche la luce. Secondo me qui le foto vengono perfette, infatti ne ho fatta una. Prima di iniziare a fare le unghie, la mia estetista mi ha dato anche questo Estate al limone, come l'altra volta. E poi finalmente abbiamo iniziato con le unghie. Praticamente a mia mamma le fa un'altra ragazza, perché in questo centro estetico praticamente lavorano 5 ragazze. Queste sono le mie unghie dopo circa un'ora e mezza di lavoro e ancora ovviamente non sono finite. Alla fine, come colore, ho scelto questo fucsia. È un colore abbastanza acceso, ma secondo me è perfetto per l'estate e poi sta benissimo con l'abbronzatura. Poi ho scelto anche questo disegno, è una specie di disegno astratto. Come forma ho lasciato sempre la stessa e come lunghezza le ho accorciate un po'. Queste invece sono di mia mamma. Secondo me sono belle, solo che mi sanno da sposa, perché lei ha scelto questo bianco brillantinato e poi si è fatta disegnare anche lei un fiore. Comunque, finalmente dopo circa 2 ore ho fatto anche le unghie ai piedi. Ovviamente anche mia mamma le ha fatte e come vi ho già anticipato nell'altro video, invece Jenny non le ha volute. Ha fatto solo le unghie delle mani. Comunque questo è il risultato finale delle unghie dei piedi.